Bologna ha festeggiato la patata con un evento, il cui nome è Patata in Bo, che si è svolto anche con una bellissima serata di gala in un meraviglioso palazzo del Seicento. Una meravigliosa cucina ambientata nelle cantine seicentesche di Palazzo Albergati ci aspetta con un grande chef. Amici di Degusta TV, benvenuti a Palazzo Albergati, sono chef Biagio Cifuni ed oggi volevo presentarvi una nuova ricetta: patata scavata con spinaci freschi e guanciale. Dopo aver tagliato la patata a metà, la dobbiamo scavare. Io utilizzo uno scavino, se a casa non l'avete potete utilizzare semplicemente un coltello. Insaporiamo leggermente l'olio con uno spicchio d'aglio, mettiamo le nostre patate a rosolare, del guanciale e per ultimo i nostri spinaci precedentemente cotti e salati. Un pochino d'olio, un po' di sale. Facendo in questo modo le patate si colorano e i sapori si mischiano tutti assieme. Il nostro guanciale, che ne mettiamo un pezzettino per ogni patata per risaltare di più il sapore, un po' di spinaci, per dare più risalto al piatto un po' di spinacio fresco al centro, per terminare un filo d'olio d'oliva. Da Palazzo Albergati, buon appetito dallo chef Biagio Cifuni. Manifestazione straordinaria perché riesce a valorizzare la produzione tipica di Bologna, la DOP, la patata, con il consumo di qualità. Noi in questa iniziativa come assessore all'agricoltura trovo tutte le caratteristiche per la valorizzazione di un prodotto. La filiera pataticola a Bologna è importante, abbiamo 4.000 ettari di produzione di patate che è straordinaria sul piano della qualità, ha bisogno di essere riconosciuta attraverso le mani abili di ristoratori eccellenti. Quindi, come dire, ce ne fossero di queste manifestazioni. Wine Food Festival, un'iniziativa che si estende su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. Oltre 40 eventi da Piacenza a Rimini, coinvolge tutte le province dell'Emilia-Romagna. La promozione del territorio assieme ai prodotti della terra. L'enogastronomia assieme a eventi culturali e comunque di promozione del territorio fanno numeri sempre più importanti e la nostra regione può essere, già è, la culla dei grandi prodotti tipici, dei grandi brand italiani della terra e del territorio, i grandi vini, i grandi salumi, i grandi formaggi, ma anche le piccole nuove eccellenze a marchio DOP del nostro territorio. Un piacere ritrovarsi in una sede così bella come Palazzo Albergati e incontrare quello che vorrei anche definire un amico, Andrea Mingardi. Ma guarda, io stasera sono stato benissimo. Poi so che voi avete fatto questo incontro per la valorizzazione della patata e qualsiasi espressione io possa fare, il sorriso che ho sotto ai baffi, per le persone che sanno che la mia lettura delle parole è sempre doppia, questa è una patata che io amo mangiare in tutti i modi, fritta, lessa con il tartufo sopra, con le sottilette. Poi fra l'altro contenendo il selenio fa sì che io mi ricorderò almeno per due giorni di te, di noi, di quello che abbiamo fatto questa sera, perché è un elemento fondamentale. Un grande saluto da Andrea e al prossimo appuntamento. Ciao e scusami, devo dirlo, viva la patata. Ciao. E viva la patata.
Benvenuti a Degusta TV. Antonio Raffaele, chef e sommelier dell'Art Hotel e Park di Lecce, oggi vi presenta un omaggio a patata in bo, dove abbiamo lo squacquerone, i funghi porcini dell'Appennino del Paolano, le patate selenella precedentemente cotte a vapore, ma tranquillamente potete anche cuocerle come la maniera classica che fate a casa, il burro, la purea di patate e la piadina precedentemente spadellata. Procediamo con il taglio del fungo porcino dell'Appennino del Paolano. Adesso procediamo con la composizione del piatto. Allora, procediamo con la purea di patate, ricordo che è una patata selenella. Procediamo col porcino intero, poi mettiamo un altro pochino di patata qui accanto, squacquerone, ancora un po' di piadina, un altro po' di fungo. Concludiamo il piatto con aceto balsamico Ortalli, ho utilizzato un aceto balsamico molto invecchiato con una base di liquirizia calabrese e andiamo a nappare il piatto. Mandateci le vostre ricette, le più belle saranno sicuramente premiate dal vivo qui a Degusta TV, la TV che fai tu. Eccoci da una nuova puntata su vini e spumanti italiani. Oggi parleremo di come si stappa, di come si serve, di come si gioisce per la stappatura di una bottiglia di bollicine. Una bottiglia di spumante, una bottiglia di bollicine va sempre messa dentro un secchiello di ghiaccio. Mai lasciare la bottiglia da sola, abbandonata sul tavolo. Dopodiché si apre la bottiglia togliendo la capsula e si incomincia a ruotare e a girare la rondellina. Ecco quindi che si stappa, si versa in due ondate, in due volte, perché è giusto che le bollicine piccole e fini come di questa bottiglia pian piano calino e poi riprendano con una seconda versata. Mai riempire totalmente il calice. Scusatemi, ho fatto un errore. Il tappo non doveva fare rumore perché è molto volgare, ricordatevelo. Per oggi è tutto. Buon brindisi italiano. Alla prossima puntata. Amici di Degusta, bentornati alla nuova ricetta. Una ricetta che ho pensato per i francesi, ma da mangiare noi italiani, perché i francesi sanno solo gustare le loro cose. E infatti c'è Pietro. Mais on ira le juger, hein, parce que c'est un plat dédié à nous français, bien, on l'attend. Abbiamo scelto una patata con cui mi trovo molto bene, che è la patata di Bologna, DOP, una mela del Trentino, del burro francese, dello zucchero, del rosmarino, dell'aglio, del sale e del pepe. Per cominciare sbucciamo le nostre patate che travestiremo da mele e tagliamo la patata fine. La mettiamo in acqua, aggiungiamo dello zucchero e mettiamo un goccino di vaniglia e facciamo bollire. E la mela, facciamo un purè dolce, lo tagliamo proprio come le patate arrosto che facciamo in casa. Adesso le arrostiamo. E l'aglio tagliato, un rametto di rosmarino intero, un po' di pepe di Sichuan e anche qua un pochino di zucchero e un pizzico di sale. Ecco, mentre cuociono le nostre mele, passiamo al purè. Tiriamo su le patate dall'acqua alla vaniglia e zucchero. Adesso aggiungiamo del burro, un goccino di sale, chiudiamo e lo facciamo girare pochissimo. Adesso finiamo di prepararci la mela. Adesso possiamo passare alla composizione del piatto. Mettiamo la nostra mousse di mele fatta con le patate. Un goccino di pepe,
E ultimo, la nostra guarnizione. Decoration. Ed ecco qua, mele arrostite con purè di patate alla vaniglia. Grazie a voi, grazie a tutti e alla prossima. Bye bye. Il significato per il nostro locale, la cantina del Bentivoglio, di adesione a questa patata in bocca per la seconda edizione è un significato ben preciso. La nostra cucina propone piatti della tradizione a clientela sia locale, bolognese che soprattutto anche stranieri, e quindi questo riconoscimento che ha avuto recentemente anche della DOP si collega bene con i piatti che noi possiamo proporre in un menù di ampia tradizione. Per questa settimana dedicata alla patata di Bologna, cioè un prodotto a chilometri zero, abbiamo una patata schiacciata al profumo di basilico con una passatina di ceci e del guanciale croccante. Un caro saluto ancora da Gigi Veronesi, arrivederci alla prossima puntata.